Allora, quello che io voglio raccontare di questa esperienza, di preparare questa mostra, ci sono tre parole che secondo me caratterizzano il lavoro che abbiamo fatto. La prima è dono, la seconda è comunità e la terza è sfida. Perché vi dico questo? Perché tutta la mostra nasce da un incontro avvenuto in Toscana con questa comunità di ragazzi con diverse abilità, che hanno chiesto ad Alessandro Guerriero un progetto che li potesse aiutare. Alessandro, dopo aver riflettuto pochissimo tempo, gli ha detto: ma voi sareste in grado di... Voi sareste in grado di aprire un piccolo laboratorio di sartoria? Allora, il primo dono è stato per questi ragazzi trovare chi gli donasse le macchine da cucire. Il secondo dono sono state le zie, le nonne, le cugine, le sante di Terranuova Bracciolini che sono andate a insegnare loro come si cuce. Capito che il laboratorio c'era, è partita la domanda fatta ad alcuni amici, stilisti, designer, artisti, varie umanità, per farci dare uno schizzo di un abito da lavoro, che i ragazzi di Arcadia avrebbero prodotto e in un ipotetico, ma forse in un possibile futuro che speriamo si realizzi, questa piccola collezione di abiti da lavoro verrà anche commercializzata. Un altro dono è stato trovare chi ci donasse i tessuti, perché il tutto è partito con budget zero, veramente budget zero. Abbiamo trovato chi ci ha donato i tessuti. Poi capito che questa collezione si sarebbe potuta costruire, siamo venuti in triennale a proporla. Allora, quando siamo arrivati qui, la Triennale ha detto: noi avevamo più o meno una quindicina di disegni, per cui si pensava di fare una piccola mostra con 15 abiti. Quando siamo arrivati in Triennale, dopo aver esaminato il progetto, Triennale un giorno ci chiama e dice: venite a vedere lo spazio che abbiamo pensato di riservare per la vostra mostra. Siamo arrivati e abbiamo trovato lo spazio di 600 metri quadri dove poi c'è la mostra. Abbiamo detto: ma noi con i nostri 15 abiti cosa ci facciamo qua dentro? Nuotano. Allora è partito un tam-tam a livello internazionale, perché Triennale ha fatto il suo dono, nel senso che Triennale ha detto: io vi dono lo spazio, finanzio il catalogo, finanzio l'allestimento della mostra, e a quel punto è diventato reale e possibile ampliarla a quello che poi è diventata, cioè una mostra di 40 abiti da lavoro, diciamo una ventina creati e realizzati dai ragazzi di Arcadia e una ventina che sono arrivati invece da artisti di varie parti del mondo, che selezionati da Alessandro, che avevano già una loro storia o un abito pronto, ci hanno dato comunque un abito fatto. Per concludere, l'ultima delle sfide è stato Triennale, però ci ha detto, dunque i ragazzi d'Arcadia ci hanno detto: noi prendiamo un pullman e veniamo su tutti. Allora ci siamo posti il problema, abbiamo detto: arrivano 40 persone dalla Toscana che si prendono la briga di prendere un pullman, venire a Milano, vedere la mostra e tornare giù in giornata, perché chiaramente non c'erano le finanze per poterli ospitare in albergo a Milano. Abbiamo detto: non abbiamo neanche un bicchiere d'acqua da offrirgli. Allora è partita la sfida del buffet e siamo riusciti a creare un buffet grazie a varie umanità che ci ha aiutato, tra cui, sembra incredibile, ma ci ha aiutato il pane quotidiano. Se voi sapete cos'è il Pane Quotidiano, è un'associazione che a Milano dà il cibo alle persone che non sono in grado di farsi la spesa quotidianamente, e una parte dei viveri che poi sono serviti per allestire il buffet ci sono stati regalati dal Pane Quotidiano.
Per cui è, quando io dico il dono avete capito perché, la sfida immagino che anche sia stato comprensibile, e la comunità è perché veramente c'è stato l'esperienza bella di questa storia è l'esperienza di questa comunità allargata al mondo, perché poi in realtà anche gli artisti in giro per il mondo hanno partecipato, per un progetto che possiamo dire dal mio punto di vista era sicuramente un progetto utopico, e come in tante altre occasioni che capitano in questo mondo si può dire che forse a volte anche l'impossibile diventa possibile, e così è finito. Grazie sempre.